Audio Jungle. Guagni, seguita dalla Missipo, entra in area di rigore Alia Guagni, pallone al centro, beh, e il pareggio della Rosucci. Sono queste le azioni che deve far vedere la nostra nazionale. Alia Guagni se ne va sul fondo, effettua il cross basso, irrompe sul secondo palo Rosucci e l'Italia va in gol. Queste sono le azioni dell'Italia, con Guagni da una parte, con Anzea dall'altra, inserimenti dei centrocampisti. Guagni è stata bravissima, palla al piede, a farsi 30 metri e non farsi buttare giù dall'avversario e mettere questa palla comoda per Rosucci, che si è buttata dentro con tutta la cattiveria. Il gol forse ci ha scrollato di dosso. Eccolo qui, scusa Patrizia, stiamo rivedendo. Se ne va la Guagni, supera la Missipo, resiste anche ad una carica, entra in area di rigore. Effetto il cross e sul secondo palo si fa trovare pronta Rosucci, che insacca, e l'Italia ha mostrato subito di reagire. La nostra squadra esce adesso molto bene da Giuliani, legge bene la situazione, va a bloccare a terra.